Amici knitter, amiche knitter, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di errori, subito dopo la sigla, baby! Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Insomma, cari amici, care amiche, non vedevo l'ora di parlare di questo argomento che mi avete tanto richiesto, soprattutto di persona, a dir la verità. Durante i miei workshop ne parliamo parecchio e quindi ho pensato di farci anche un video. Parliamo di errori. Io dividerei a questo punto l'umanità in due grandi categorie: chi sopporta gli errori e chi non li sopporta. Indovinate da quale parte sto io? Io non li sopporto di solito. Poi, ovviamente, in mezzo c'è tutta una gamma di grigi, di sfumature, di sopportazioni, no? Ecco. Mia mamma, per esempio, sopporta moltissimo gli errori. Siamo molto, molto diverse in questo. Voi da che parte state? Per fare un esempio, io quando ero ragazzina, avevo 14 anni, avevo appena incominciato a lavorare a maglia e mi ero già sognata di fare un maglione come volevo io. Bianco con una lana pazzesca. Non so se voi vi ricordate, si chiamava questa casa, si chiamava Modafil, e ti arrivavano a casa i campioncini con proprio attaccati i pezzettini di filo. Tu eri là che sceglievi colore, tipologie. Io avevo visto del cashmere meraviglioso, sono andata da mia mamma e le ho detto: mamma, voglio il cashmere. Lei: ti comprerò l'acrilico. E quindi alla fine abbiamo mediato ed era una pura lana, però tipo dalla morbidezza di uno zerbino, praticamente è bianca, tipo stoppino, e intorno c'era un filo. Nella mia testa era preziosissima seta, lucida, bianca anch'essa. Ovviamente nella realtà sarà stato un acrilicaccio pazzesco, però nella mia testa era cashmere seta, capito? Perché io avevo gusti molto dispendiosi già quella volta. E insomma, mi sono messa in testa di fare questo maglione, che era un maglione normale, lavorato a pezzi, perché quella volta si usava così, e semplicemente io lo avevo personalizzato inserendo una treccia qua sul davanti, di lato, e delle trecce sulle maniche. Del trecce singole sulle maniche, fantastico, come il cam praticamente di Eufonie tibetane. Cioè, io sto riciclando le mie idee di quando avevo 14 anni. Niente, in pratica ho lavorato tutto quanto mesi e mesi, perché quella volta ero ancora più lenta di adesso. Alla fine, quando era il momento di cucire tutto insieme, chiamo mia mamma, faccio: mamma, lo cuciamo, perché non sapevo farlo. E solo in quel momento mi sono resa conto che la treccia aveva il primo intreccio che girava tipo a sinistra, il secondo a destra e poi sempre verso sinistra. Oh! Pugnalata al cuore. Ho detto: mamma, adesso io qua lo disfo tutto e lo rifaccio. No, ma cosa vuoi? Mia mamma: no, non ti preoccupare, non se ne accorge nessuno. Non se ne accorge nessuno. Insomma, l'abbiamo lavato, bloccato, cucito. Insomma, io l'avrò messo, forse a dirla tutta, ma proprio essere generosi, forse due volte, ma alla grande. Poi era stato lì, contribuito anche dal fatto che aveva la rigidità di uno zerbino, ma questo è una cosa secondaria. Io l'avrei messo, ma questa cosa che aveva questa treccia, questo errore, io non tolleravo questa cosa. E quindi, ecco, già da lì ho capito che se proprio faccio l'errore, io devo disfarlo, perché poi lo vedo per tutta la vita. C'è stato un periodo in cui, diciamo, lavoravo, non avevo ancora questa fregola della designer, e quindi cosa facevo? Dicevo: vabbè, tanto se faccio un errore non fa niente, lo regalo. E infatti tutte le mie cognate hanno dei maglioni sbagliati, ma in realtà loro non se ne accorgono. E quindi, vabbè, per me è molto importante che io non veda l'errore quando ce l'ho qua. Poi, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, se ce l'hanno loro, l'errore è loro, tanto loro non si accorgono. E quindi adesso non regalo più niente. In ogni caso, per cui questo è il
il discorso. Io veramente ho una di natura, ho una sopportazione dell'errore pari allo zero. Mia mamma invece ce l'ha tipo 100, lei metterebbe qualunque roba, basta che sia terminato, bisogna finirlo subito, si termina, non importa gli errori, si mette e si gode. Allora, lei sicuramente è molto più spensierata di me, questo è poco ma sicuro. Però diciamo che ogni tanto mi viene chiesto, ma tu come ti comporterai nei... cioè come ti comporti, diciamo, se fai degli errori adesso? Allora, diciamo che lavorando tanto faccio anche tanti errori, no? Cioè io devo disfare parecchio, come dire, sono arrivata ad un compromesso per cui con me stessa soprattutto io disfo gli errori visibili, no? Ecco, quelli li disfo di sicuro, l'intreccio che gira da una parte invece che dall'altra, un pizzo che fa uno scalino, le coste appunto che invece di essere così sono, non so come dire, cominciano una maglia dopo, cioè sono tutti quanti errori. Ecco, l'errore è anche avere un gatto che molla peli in giro per casa. Diciamo che ci sono degli errori che sono insopportabili, no? Io assolutamente quello non li sopporto, sbagli di misure, sbagli di forme, dimenticanze grosse, no? Dimenticanze di inserimento di ferri accorciati, cioè cose proprio evidenti, no? Quello io non me la sento, non riesco, no? Per me non è una personalizzazione, è un errore vero e proprio, cioè... ecco, non è creatività, non è personalizzazione, è un errore, e dove c'è l'errore per me si disfa. Io disfo senza grossi patemi d'animo, e anche perché sono sempre dell'idea di una saggia, Elsa, chiamiamola così, si chiama Elsa, non chiedetemi chi sia, ma è una grande saggia, la quale ha detto, attenzione, prendete nota, citazione: il tempo non lo vede nessuno, gli errori li vedono tutti. Oh, scende così, tipo nevicata. Allora, io di fatto la penso molto come lei, cara Elsa. Il discorso è che veramente a me non interessa di buttare via il lavoro di 2 giorni perché mi sono accorta dopo 20 centimetri che c'è un errore sotto, perché non mi piace e lo disfo. Se voi siete come me, io mi sento di consigliarvi questa soluzione: il tempo non lo vede nessuno, perché poi in realtà non è proprio vero che gli errori non li vedono tutti, cioè è una pia illusione che poi tu regali questa cosa o la dai oppure te la metti e tutti quanti ti dicono semplicemente: oh, che bello. Sì, ci sono tanti incompetenti che non vedono gli errori perché non sono dentro il mondo della maglia, ma le vostre amiche che sferruzzano e con le quali voi condividete la quotidianità magliosa, loro se ne accorgono, quindi ti vedono l'errore addosso, la tua reputazione rovinata. Assolutamente, io non ce la faccio, per cui devo disfare, per cui magari impiego più tempo e disfo. Dicevo che come designer sono, come dire, sono costretta ogni tanto a fare delle concessioni, nel senso che ogni tanto mi rendo conto degli errori e li recupero man mano, no? Tipo, non so, ho dimenticato il pizzo in un gettato e lo recupero dopo. Nella marea del pizzo, se un gettato non viene fatto e viene fatto dopo un recupero, molto spesso non si vede, perché il pizzo è già di per sé confuso, soprattutto se è molto complicato. Alla fine, non so, degli aumenti per un raglan o per uno sprone tondo non vi battono le maglie, ve ne manca una, due, tre, così le mettete su il giro successivo, ve ne sarete dimenticato un paio, quello non è un grosso problema, no? Ecco, altri errori invece, quelli visibili, io non riesco a passarci sopra, non la penso assolutamente come il discorso: anche gli artigiani persiani mettono, inseriscono un errore perché solo Dio non fa nulla e quindi anche nella maglia dobbiamo fare così. Per me
E no, ve lo dico, per me il mio obiettivo è quello di fare un lavoro perfetto. Poi se non ce la faccio, vabbè, insomma, sono umana, eccetera, ma io tendo sempre alla perfezione, quindi questo ovviamente vi dico come mi comporto io di per me, ovviamente, ognuno poi si comporta come meglio crede. Per cui la domanda che ognuno deve farsi di fronte all'errore è questo: qual è la mia sopportazione? Se siete in coscienza, vi fate un'autoanalisi, no? Tipo psicoterapia. Vi fate un'autoanalisi e dite: vabbè, questo ho fatto questo errore, però tutto sommato mi interessava imparare questa tecnica, mi interessava lavorare questo filato, mi interessava lavorare questo design di Valentina Cosciani, per esempio, e quindi non importa che sia un errore oppure no, quello che conta è il risultato, e il mio occhio non andrà a cadere lì in continuazione. Per me quindi l'errore non è importante, allora ve lo tenete, vi tenete l'errore e andate avanti tranquilli. Se invece siete tipo me, cioè tipo una pignolina precisina, tremendina, effettivamente, e capite che nonostante aver imparato la tecnica, nonostante aver lavorato questo pattern meraviglioso, il risultato non vi soddisfa fino alla fine, perché l'occhio vi casca sempre sulla treccia che gira dalla parte sbagliata, allora vi dico disfatelo. Fosse anche disfare tutto il capo e rifarlo un'altra volta, disfatelo, perché alla fine poi non lo metterete, non ve lo godrete, non sarà lavoro sprecato, quindi tanto vale disfarlo subito, almeno così la penso io. Ovviamente questa è una mia personalissima opinione, adesso però sono molto curiosa di sentire le vostre idee, le vostre opinioni. Voi da che parte state? Siete precisini pignoletti oppure siete faciloni simpaticoni tipo mia mamma o state nel mezzo? Raccontatemi nei commenti le vostre esperienze, se avete da farmene, o semplicemente la vostra opinione. E se siete arrivate fino a questo punto del video, mettete l'emoticon del gomitolino nei commenti, oppure scrivete gomitolo se state facendo dal computer. Mi raccomando, non dimenticate di spollicionare questo video più che potete, condividetelo coram populo, perché il verbo della maglia si sparga ovunque, e noi ci rivediamo al prossimo video. Nel frattempo sferruzzate più che potete.